Flavia Capone. Se vogliamo proseguire, diciamo, sulla via cinematografica e televisiva, io ho pensato all'ultima stagione di True Detective, che è ambientata in Alaska, e c'è una splendida Jodie Foster che in effetti potrebbe anche starci, insomma, come Linda. E io sono grande appassionata di paesaggi nordici, quindi per me quello che può sembrare ostile a un lettore in realtà è estremamente confortante. Io adoro la neve, adoro l'idea di queste piccole case con dei gesti misurati, perché il tempo è una scelta, cioè uno deve scegliere come occupare le ore. Questa è una cosa che nel romanzo si vede molto, perché la protagonista ha proprio una grande cura delle piccole cose che fa tutti i giorni. Il tema ovviamente della reputazione, della calunnia, del ruolo all'interno della comunità è molto forte, e anche il peso della propria famiglia, il peso di quello che un genitore, una madre, un padre o comunque un familiare, una persona vicina può fare della vita degli altri, delle altre persone, le persone della stessa famiglia, e quanto si può lasciare un'impronta positiva o negativa. Autrice, ha sentito questa analisi? Anch'io davvero compiaciuta, assolutamente, sì, beh, veramente bravi, molto bravi. E sentiamo Flavia Capone, a chi vuol fare la domanda, se vuol fare una domanda. Beh, a questo punto sì, finiamo con Manuela Ripetti, mi sembra giusto. E visto che lei è una viaggiatrice, ha parlato di un luogo estremo, c'è un altro luogo estremo o non del mondo dove ambienterebbe un altro romanzo o un nuovo giallo? Luoghi estremi ce ne tanti. Pensando a un'altra estremità, beh, sicuramente io sono innamorata dell'Africa, oppure dell'India, che è splendida ma nello stesso tempo anche inquietante. Quindi potrebbero essere terreni fertili di nuove idee, nuove storie.